prima che il monumentale venisse costruito. Questa è una lapide in memoria di Carl Thomas Mozart, uno dei figli di Wolfgang Amadeus Mozart e della moglie Costanze. È ricordato a Milano perché Carl Mozart ha vissuto buona parte della sua vita a Milano. Però in realtà anche il padre Wolfgang ha vissuto alcuni anni a Milano, ha fatto 3 viaggi a Milano. Forse alcuni di voi sapranno che il padre Leopold lo ha portato in giro per l'Europa da quando era bambino, e lo portava in giro per l'Europa per vari motivi. Uno, per farlo conoscere. 2, per guadagnare anche, perché questi concerti che faceva venivano pagati. E 3, per metterlo anche in contatto con i grandi musicisti dell'epoca, in modo tale che potesse accrescere la sua cultura, perché effettivamente all'epoca la città di Salisburgo era una città molto chiusa. E arriva a Milano Wolfgang e per 3 volte rappresenta al teatro locale, che esisteva prima del teatro alla Scala, si trovava all'interno del Palazzo Ducale, che era dove oggi è il Palazzo Reale, e si doveva trovare vicino a dove oggi c'è il Museo del Novecento, ecco, da quel lato lì. E comunque scrive 3 opere che hanno un grande successo, e il padre Leopold spera per il figlio di poter riuscire a rimanere a Milano a lavorare per quello che era l'arciduca della Lombardia all'epoca, che era l'arciduca Ferdinando, che era uno dei figli di Maria Teresa d'Austria. Esiste una lettera di Maria Teresa d'Austria in risposta all'arciduca Ferdinando, al figlio, che era arciduca ma era molto giovane comunque, per cui chiedeva sempre lumi alla madre su cosa doveva fare o non doveva fare. Evidentemente Ferdinando voleva che Mozart rimanesse a Milano, aveva 16 anni Mozart, come maestro di cappella a Milano, ma la madre Maria Teresa d'Austria risponde: non ti mettere quegli zingari per casa. Per favore non assumerli, perché sono anche una famiglia numerosa, costano troppo, sono troppo dispendiosi, non prenderli, non ti serve assolutamente un musicista. E in questo modo la vita di Mozart milanese termina a motivo di una causa, di una lettera di Maria Teresa d'Austria, che in quel caso non era stato proprio molto lungimirante, ma del resto Maria Teresa d'Austria non piaceva così tanto la musica, perlomeno non era una delle sue grandi passioni.